C'è molto entusiasmo tra i giovani della Liguria che in questi giorni vivono il gemellaggio con la diocesi di Radom in Polonia. In tutto ci sono 105 ragazzi della nostra regione, di cui 15 dalla diocesi di Chiavari, ma il gruppo aumenterà lunedì con l'arrivo degli altri ragazzi a Cracovia. Per il momento a Radom sono presenti 7 gruppi provenienti da tutta Italia. Ieri si è svolto il pellegrinaggio a piedi al santuario della Madonna della Consolazione di Blotnica, 15 km da Radom. Il gruppo ha affrontato la giornata con la benedizione del vescovo ausiliare di Radom. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate le intenzioni vostre alla Madonna, i vostri cari, quelli che portate nel cuore, papà, mamma, i vostri di casa e tutta Italia e un po' di Polonia anche portate. Il pellegrinaggio si è concluso con la messa celebrata da Monsignor Piotr Tunzinski insieme agli altri vescovi italiani presenti. La giornata ha permesso di affiatare il gruppo, fare nuove conoscenze ed alzare il livello di entusiasmo in attesa dell'arrivo del Papa. Vi salutiamo dalle giornate mondiali della gioventù a Radom. Siamo appena arrivati a Blotnica. Siamo molto contenti. Saluto cordialmente tutti gli italiani. Benvenuti in Polonia. Siamo pieni di gioia e aspettiamo il Santo Papa Francesco. Ciao! In serata poi, in piazza Radom, i gruppi italiani si sono presentati con canti, aneddoti e tanta gioia tipica delle giornate mondiali della gioventù. 105 persone, una regione del nord Italia sul mare!